La questione è che io non ero l'inviato, io sono nato qua. E quindi le storie che raccontavo erano storie che mi appartenevano profondamente. Sono partito alla Volta di Palermo per incontrare uno dei fotografi che attraverso la sua carriera all'interno del fotogiornalismo in una delle agenzie di stampa internazionale più grandi al mondo, la Reuters, ha documentato per oltre 35 anni i fatti che hanno commosso, emozionato e stravolto il nostro mondo. Lui è Tony Gentile. Ciao Tony. Per iniziare questo viaggio all'interno della sua fotografia, Tony mi ha invitato alla sua mostra Luce e Memoria, nel quale mi ha guidato con il suo sguardo attento e raccontandomi le vicende drammatiche che ha vissuto in prima persona. Okay, Michael, qua c'è un pezzo della mia vita professionale, ma c'è un grande pezzo della mia vita di cittadino palermitano e qui c'è un piccolo spaccato di quegli anni. Intanto la location è bellissima. Questo teatro si riapre dopo 5 anni di chiusura ed ha avuto sempre vicende molto controverse, però era chiuso. Sai, è una situazione in cui il contenitore è contenuto. Certo. Che questo teatro è stato negli anni anche cinema. Falcone e Borsellino, che sono uno di fronte all'altro, sono nati in questo quartiere e quando erano ragazzi frequentavano questo teatro. Molte delle foto che vedi qui sono scattate in questa piazza. Questo quartiere è un quartiere molto complicato e quindi c'è, secondo me, molto attinenza, come dire, connessione tra lo spazio, le foto e il luogo dove ci troviamo. La cosa affascinante di questa mostra è che oltre ad essere in un teatro meraviglioso, aveva delle fotografie enormi stampate su tela e che appese all'interno del teatro sembravano quasi come se fossero lenzuoli appesi a balconi. E quelle lenzuole in qualche modo mi parevano rappresentassero la gente, come se tu non stessi solo guardando ma fossi anche guardato. E questa cosa è stata davvero suggestiva. Immediatamente dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio, la società civile ha deciso di appendere nei balconi, nelle finestre, dei lenzuoli con questi messaggi. Palermo chiede giustizia, basta. Era, diciamo, il grido di rabbia, di indignazione di una città onesta. Allora io ho ripreso questo, ho conosciuto queste persone, conoscevo queste persone, la loro idea dei lenzuoli e le foto le ho stampate proprio su dei teli. E l'idea è proprio questa, di restituire questo segnale. Come se fossero manifesti di dichiaratamente, esatto, voglia di libertà in questo, esatto, modo. Qua si ribalta un po' l'idea teatrale, per cui sui palchi non c'è il pubblico, ma ci sono gli attori, che in qualche modo, anche dato le dimensioni, ti guardano, sembra che ti stanno osservando, ti giudicano. Che avete fatto in questi anni, in questi 31 anni dal 92? Cosa avete fatto per dare un senso a queste morti, a queste vite che sono state perdute? E non lo so, poi ognuno di noi dà la propria risposta. E dopo aver passato del tempo ad osservare e farmi osservare dalla mostra, e dopo aver visto un video emozionante in cui c'erano le voci di Falcone, Borsellino e Sciascia, ho chiesto a Tony di mostrarmi un'altra parte del suo lavoro, di ripercorrere all'interno di quella cornice la sua storia attraverso le sue fotografie più significative. Allora, partiamo da questa perché intanto, diciamo, nel senso cronologico della mia professione, questa è una foto che io ho fatto molti anni fa ed ero all'inizio proprio della mia carriera professionale ed è una foto che non ho fatto per mestiere, per professione, perché è una foto che è rimasta sempre nel mio archivio. Perché mi interessa questa foto? Perché questa storia, questa foto, ha fatto innescare in me una curiosità. Mi trovo a Segesta per passeggiata e vedo questo signore che ad un certo punto piazza un piccolo treppiedi con una macchinetta compatta, è 89, quindi stiamo parlando di analogico, di niente di tutto quello che possiamo immaginare adesso, e curiosamente comincia a coprirsi il volto con un pezzo di carta, con un libretto, qualcosa, e mi incuriosisce. Io mi fermo lì, mi metto seduto su una di queste pietre antiche di Segesta e comincio a guardare. E capisco che lui sta aspettando la luce. Quando ritiene che la luce sia giusta, si piazza davanti alla sua macchinetta fotografica, clicca, si piazza davanti, si mette in posa e fa un bellissimo autoritratto. Tra l'altro questa foto ha 30 anni, quant'è? Sì. 30 anni, però... Di più. Mai più attuale di oggi. Cioè, esatto. Devo dire che sembra attualissima, hai capito? Sì, cioè, sembra molto attuale. Questo sembra quasi fine... un cellulare, se vuoi. Esatto, esatto. Mi piace questa foto, prima di tutto perché mi è sempre piaciuta, non so perché, ma okay. Quello che piace a me non è detto che debba piacere agli altri, ma a me piace. E poi perché è stata
come dire, la scintilla, lo spunto per un progetto spontaneo, naturale, che è durato veramente tanto e che ancora oggi dura e continua e penso che andrà. È interessante che questo in grande si vede anche lei. Si vede anche una persona qua, dietro in un angolino, incorniciata esatto. dentro quella siepe, insomma sì. Qui siamo a Canicattì, al funerale del giudice Livatino. Io ho parlato molto spesso di questa foto, quindi magari chi ci ascolta potrà dire ah, ma sempre questa foto. Ma se tu mi chiedi qual è la foto della tua vita e per me la foto della mia vita è questa, risponderò sempre allo stesso modo. Certo. Non è che devo andare a cercare un'altra sì, foto certo. della mia vita ogni volta che qualcuno mi chiede. E per me questa è una foto alla quale sono molto, molto affezionato. Prima di tutto perché amo tantissimo i ritratti di gruppo. Che io amo molto quando i soggetti guardano in macchina. E allora trovarmi questo gruppo di persone dove sono tutti uomini. Non sono tutti che mi guardano, ma veramente la maggior parte di loro. C'è chi si affaccia qui con l'occhietto, anche quelli nascosti, no? Si sporgono per guardare nel momento in cui sto facendo la foto. Poi ci sono questi due bambini. Io per una vita intera, per tanti anni, ho cercato di capire questi bambini. Chi sono? Perché stavano lì al funerale di un giudice? Che fine hanno fatto questi bambini? Finché un giorno non li ho cercati, ho scoperto una storia bellissima di amicizia tra i due, la storia di amicizia con me, e un po' si chiude il cerchio del mio, come dire, della mia idea. Quando le persone mi guardano, io credo che in quella foto ci sia pure io. Ce l'ho vista in moltissime delle mie foto. È la testimonianza della mia presenza in quel contesto, che sta nello sguardo dei bambini, nello sguardo di quest'uomo, di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, di questo, e dall'altra parte ci sono anch'io. E ci sono veramente molto, molto, molto affezionato. Un giorno mi capita di fare un servizio, mentre lavoravo già a Roma per la Reuters, su uno sciopero dei mezzi pubblici. Tutto bisogna fare nella vita, no? Non soltanto le foto certo. da Pulitzer, ma a volte devi raccontare storie molto semplici. Allora, mentre vado giù in metro a fare delle foto, faccio delle cose, ad un certo punto si ferma davanti a me un treno, fermato esattamente davanti a me, con questa scritta fuori servizio che era già la didascalia naturale della fotografia. Ma all'interno di questo vagone, al di là del vetro, un gruppo di donne che fanno da contraltare a quel gruppo di uomini che abbiamo visto prima, e la maggior parte di queste allo stesso modo mi guardano. E anche questa è una foto che mi piace molto proprio per questa similitudine, per questo rapporto tra me e le persone fotografate. No, sto pensando che questa foto, tra l'altro mi ero perso a osservarla, quindi ecco, mentre parlavi stavo... Stavi viaggiando in metro. Sì, esatto, stavo pensando a tutti gli sguardi, le cose. Stavo pensando anche che questa è la prima foto a colori. Sì. Rispetto alle altre, tu che rapporto hai tra colore e bianco e nero? Professionalmente nasco in un momento fotograficamente in cui il fotogiornalista deve produrre sia colori che in bianco e nero, perché il mercato dei giornali era diviso in questo modo: i quotidiani usavano le foto in bianco e nero, i settimanali volevano le foto a colori. Quindi tu di una stessa situazione eri portato a lavorare in tutti e due i modi, quindi certo. avevi con te due macchine fotografiche, una con le diapositive e una con certo. il negativo. Quindi questo succedeva molto spesso a tantissimi fotografi. Quando io facevo delle cose che io definivo per me, le facevo in bianco e nero. Mi piaceva molto, diciamo, nei primi anni della mia professione lavorare col bianco e nero per delle cose personali. Le cose professionali che andavano più verso la destinazione editoriale erano dettate da queste dinamiche. Le cose personali per lo più erano quasi sempre in bianco e nero. Ma comunque è incredibile tutti i giochi di sguardi, gli incastri qui ci sono. Sì. C'è questo triangolino qui. Ma quello è pazzesco. Occhio è pazzesco. Bellissimo. Beh, che dire? Ah, non lo so, dillo tu. Non lo so, dipende. Dal fatto che tu puoi essere un tifoso, un appassionato di pallone, di calcio o no, ma comunque il mondiale di calcio rimane l'evento di cronaca, di attualità, di sport più atteso al mondo, più pubblicato su tutti i giornali, ed è un evento di costume che coinvolge esatto, una società. Cioè, è un evento sociale, direi. Quasi. Esatto. Una nazione, quando va al mondiale e vince il mondiale, sì, si muove tutta. No? Certo. L'idea di stare su quel campo era, e anche professionalmente, l'idea di
coprire l'evento più importante al mondo. Certo. Ed era una cosa, una soddisfazione incredibile, pazzesca. Certo. Quindi a questa foto, diciamo, ma questa, comunque a questa situazione, io sono molto legato perché ha dietro tantissime emozioni, tante cose. Il fatto che devi frenare, devi trattenere la tua gioia per farla esplodere poi quando tutto è finito, è incredibile, perché qua, cioè, tu mentre ti passa Cannavaro con la coppa in mano e tu faresti tutt'altro che fare le foto, no? Certo. Invece devi essere concentrato, devi fare il tuo lavoro, devi fare... Quando è finito tutto abbiamo fatto un macello su questo campo con tutti i colleghi italiani. Qui abbiamo un trittico. Sì, qui abbiamo un trittico. Allora, in questa storia, siccome ho avuto la fortuna di incrociare tre papi, ci sono dei colleghi che hanno lavorato per 25 anni, hanno visto solo Giovanni Paolo II. Io invece, nel mio arco professionale, ho incrociato Giovanni Paolo, Benedetto e Francesco, il che è una cosa abbastanza insolita. Siccome io credo molto nell'archivio di un fotografo, cioè dentro l'archivio di un fotografo c'è la vita del fotografo, ma c'è anche la vita del mondo, certo, quello che gira attorno. Forse una delle motivazioni che mi ha spinto a lavorare per Reuters era proprio questa, la possibilità di seguire determinate storie, determinati personaggi, per poterli seguire per lungo tempo e mettere insieme delle foto che a distanza di tempo possono fare una narrazione, un po' come questa storia che vediamo alle nostre spalle, cioè una storia vecchia, antica, che però messa insieme a distanza di tempo ancora ha un senso, ha un suo potere. Beh, tra l'altro messe così sono potentissime queste. Messe così raccontano in estrema sintesi con una foto, esattamente come se fossero pubblicate su un quotidiano, tre personalità diverse. Giovanni Paolo II che arriva in un mondo che si muove tutto attorno a lui, nella sua immobilità, nella sua staticità, fino alla fine, nella sofferenza. Quindi è uno che tiene il papato fino all'ultimo. Amatissimo, tra l'altro. Sì. Benedetto, che in qualche modo rivoluziona anche dal punto di vista estetico e per molti, non per me, porta la Chiesa un po' indietro. Quindi questa foto con questo cappellone rosso per me era simbolicamente per raccontare questo aspetto della sua personalità. E poi arriva Francesco, che io definisco il caciarone, pazzesco, cioè quello che è amico, cioè rivoluziona completamente i rapporti con le persone, col pollicione così. Non è la Chiesa che si muove attorno a lui, non è quello che si muove attorno a lui, all'immobilità, è lui che si muove in mezzo, certo, alla Chiesa. Allora, queste tre forme, secondo me, raccontano, non lo so, secondo me, sono un pazzo, forse no. No, no. Però secondo me raccontano una storia. Quindi puoi raccontare una, due, tre storie anche con tre foto. Mi interessa raccontarti qual è la differenza tra realizzare una foto che poi per ragioni varie diventa importante, iconica, o comunque storica, al di là dell'essere iconico o meno, diventa un racconto di un pezzo di storia, oppure può succedere, come in questo caso, che tu entri in una stanza o vai a fare un viaggio, vai a fare un servizio, vai a fare un reportage, sapendo già che in quel reportage farai una foto storica. Lo sai, perché quando incontrerai Francesco e Obama nello studio Ovale alla Casa Bianca, sai che quella è una foto storica. E allora lì il meccanismo mentale cambia completamente. Anche perché devi fare una buona foto. Devi fare una buona foto. In pochissimo tempo, tra l'altro. No? In pochissimissimo tempo. Quanto è durato questo servizio? Allora, credo che questo shooting sia durato poco più di un minuto. Poco più di un minuto. Poco più di un minuto. Beh, la presenza mia dentro questa stanza. La cosa divertente di questa foto è che questo è lo studio Ovale. E lo studio Ovale è il posto dove c'è la scrivania del Presidente degli Stati Uniti, dove tutti immaginiamo che ci sia la leva rossa o il pulsante sì, rosso che fa scoppiare la bomba e esplodere il mondo. E io quella scrivania non l'ho vista. Il mio sguardo è stato sempre concentrato dal primo passo che ho fatto verso di loro, che sono dal lato opposto alla scrivania, e l'ultimo passo che ho fatto dentro erano sempre loro. Quindi ho guardato sempre soltanto in quella direzione. Chissà perché cosa in un minuto dietro. Non può. E dietro c'era la scrivania con la finestra, con la finestra ovale, appunto, che definisce lo studio ovale. È vero, tu hai un minuto, ma non è detto che in un minuto succeda questa cosa, cioè che loro abbiano questo tipo di intesa in quel minuto lì, no? Ma questo è verissimo. Proviamo soltanto a immaginare due personaggi totalmente diversi. Ok, il presidente Trump, probabilmente questo sorriso non ci sarebbe stato, non ci sarebbe, certo, stato, non lo so, cioè cambia una persona, cambia una personalità, cambia una situazione, cambia un umore e non c'è quella situazione. Certo. Qui qualcosa di completamente diverso. Esatto, forse hai detto la parola giusta, di diverso, un cambiamento. Come ti dicevo prima, le cose fatte per me.
E allora io, quando ho smesso di lavorare, nella parte diciamo finale del mio rapporto di lavoro con la Reuters, avevo cominciato a divertirmi andando in giro con una fotocamera panoramica, la Fuji 617. Per me è importante questa foto, questo momento, perché è un cambiamento. Amando la fotografia, avendo vissuto di fotografia, ho pensato di dedicarmi ad un tipo di fotografia più lenta, più tranquilla, più rilassata, che richiede lentezza. Pensa che con questa macchina tu fai 4 fotogrammi soltanto con un rullo, quindi non puoi stare lì a scattare 2000 foto. Sapertele giocare. Non devi sapertele giocare, devi comunque essere più riflessivo, più attento, scegliere soltanto quando pensi che quella possa essere una situazione veramente buona. È quello che mi interessa, cambiare l'approccio con la fotografia. Certo. Rilassarmi, rallentare il ritmo e quindi... Perché ti ho mostrato questa foto? Proprio per dimostrarti questo cambiamento finale e non a caso torna al bianco e nero. Esatto, e stavo pensando che tu hai aperto con una fotografia tua, tra virgolette, e chiudi con una fotografia mia. Tua. Esatto. Poi quello che c'è di mezzo è la professione, che non certo. È andata proprio male, no? No, anzi. Rispetto ai soggetti che ho fotografato, però questo è il mio, come era mio quel giapponese all'inizio. Bellissimo. Raccontare la vita intera attraverso una manciata di fotografie è davvero qualcosa di difficilissimo, quasi impossibile, soprattutto per un fotografo come Tony, che ha un archivio incredibile, pieno di momenti salienti e di documenti storici importantissimi. Ma ho davvero apprezzato tantissimo il fatto che non abbia scelto solo fotografie iconiche, ma anche foto più personali, più sue, per mostrare un lato che forse a volte non è mai uscito nel racconto della sua storia prima d'ora. E poi, per finire questo viaggio insieme, ha voluto accompagnarmi all'interno del parco limitrofo al teatro, in cui lui stesso è cresciuto e ha vissuto parte della sua vita, per condividere con me il modo in cui le storie della sua Palermo e la sua personale si siano intrecciate più volte all'interno della sua vita. Questa è una piazza simbolo della città e questo teatro sta dentro questa piazza. In questa piazza sono nati, sono cresciuti sia Falcone che Borsellino. Lì c'è una lapide che ricorda che lui è nato qua. Quella lì? Sì. Adesso la vedi, insomma, chiaramente sistemata, è centro di grande movimento, è viva. Però per tanti anni, come si vede in alcune foto esposte in mostra, era assolutamente abbandonata, totalmente abbandonata. Tu sei nato e cresciuto a Palermo? Io sono nato e cresciuto a Palermo, poca distanza da qui, e poi più avanti mi sono spostato qui. Considera che i miei figli hanno frequentato quella scuola elementare. Altra bellissima. Che è la scuola che hanno frequentato Falcone e Borsellino. Ho vissuto questa città e questa piazza in tante situazioni, quando era totalmente distrutta, quando era un posto altamente degradato, e anche adesso che in qualche modo è sicuramente rinata. Anche grazie a quello che è successo, alla reazione che c'è stata dopo il 92, perché questa città è decisamente cambiata dopo il 92, cioè non ci sono dubbi su questo. E quanto ha impattato essere nato e cresciuto, conoscere bene Palermo per poi saperla anche raccontare nel modo in cui poi l'hai raccontata? Beh, non tocca a me dire se l'ho saputa raccontare. Io ho provato a raccontarla come io potevo raccontarla. Prima del 92, gli unici che andavano in piazza a protestare contro la mafia erano i ragazzini. Le catene umane non c'erano mai state. Cioè la reazione profonda della città intera è arrivata soltanto dopo le stragi. Io quelle storie le ho vissute nell'impegno civile da giovane, e poi mi ci sono trovato dentro facendo la professione che io avevo sempre desiderato fare, che era il fotogiornalista, sull'esempio di altri grandi fotogiornalisti che avevano lavorato a Palermo prima e contemporaneamente a me, in qualche caso, come Letizia Battaglia, Franco Zecchin, insomma, grandi esempi che mi hanno dato un po' l'idea che con la fotografia si può raggiungere uno scopo, si può raggiungere un cambiamento della società, e credo che nel mio caso in qualche modo questo si veda. Sollecitare un cambiamento credo davvero che sia uno dei più alti propositi che un fotografo possa avere. E Tony, attraverso il suo lavoro così puntuale, coraggioso e umano, credo davvero che l'abbia realizzato. Grazie di cuore. Grazie a te.